Usalo ora, 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 ora. Bene. Bella, bella. C'ho la bolla. Buttalo fuori. Spingilo su. Sì! È un pitch kill, però se non lo usi da un pezzo è un po' meno. Oddio! Bentornati a tutti, amici. Io sono 8bit e quest'oggi abbiamo l'ospite speciale, Fabiz, che è qui a casa mia per il mio compleanno. E oggi faremo un video così speciale, un po' per festeggiare il mio compleanno, anche se uscirà qualche giorno dopo. Siamo ragazzi su Splatoon 1, ora non lo state vedendo, ma fra poco vi butterete in quello che è stato il nostro vecchio mondo. Noi abbiamo iniziato con questo gioco su Splatoon 1, io a inizio 2016, lui non mi ricordo, 2015, non lì, so, all'inizio, all'inizio. Comunque è stata la nostra prima esperienza e cercheremo in questo video di parlarvi un po' delle differenze che ci sono tra l'1 e il 2. E di quello che vedremo, si vedranno magari più lag giapponesi e potremo anche vedere se le lobby si riempiono in fretta o no. Passiamo alla nostra cam del gioco e come potete vedere siamo a livello 50 massimo, non c'era la stella 99, era solo livello 50. Adesso viene un po' più a sinistra che si entra nell'inquadratura, molto bene. E siamo rango SP34, l'SP era il rango massimo e si poteva andare da 0 a 99, ma non cambiava nulla, era sempre lo stesso rango. Più si saliva però e meno punti ti dava, quindi era abbastanza difficile, molto meglio del rango X di ora, più competitivo, ci vedevano più armi meta e cose simili. Comunque, siamo adesso in lobby, questa era Piazza Coloropoli appunto, che... mi pare si chiamasse Inkopolis Plaza e quella di Splatoon 2 Inkopolis Square. Non so se in italiano abbia dei nomi diversi. Comunque, come potete vedere, ci sono i negozi. I giocatori che hai incontrato in lobby non sono tutti vicino alla lobby, ma sono sparsi per la mappa. Ecco, sono questi qua senza il post, no? Poi ormai Miiverse è stato disattivato, lo sappiamo bene. Fai vedere laggiù in fondo nel vicolo. Sì, nel vicolo. Ecco, nel vicolo c'è lui, parlaci un attimo, che è Richie, che si chiama Spike in inglese. È lui che ti gestivava gli slot dei vestiti e gli ordini, soltanto che non c'erano i frammenti, potevi appunto soltanto fare i roll casuali oppure aggiungere gli slot, eccetera, eccetera. Quindi, molluschi. Esatto, era molto più complicato. Vabbè, adesso cosa facciamo? Andiamo nello spogliatoio un attimo. Sì. Qua innanzitutto facciamo vedere. Vai. Abbiamo il Wii U Gamepad, eccolo qua, con la mappa a schermo. E qui ci sono tutti i tasti per andare in lobby, in tutti i negozi, eccetera. E si salta con X, non con B. Quindi nessun pianto, andiamo qua in spogliatoio. C'è anche l'audio del pad, quindi molto bello. E... come potete vedere abbiamo armi molto diverse, speciali diverse, c'è il Kraken, Tornado, questo è il Calma Radar, il Turbinator, il Tintofono, la Bolla Scudo, insomma tanto diverso. E non ci sono gli ombrelli, non ci sono i Dualies, e... non ci sono molte cose. Sì, mancano armi nuove come, non so, lo Stritzer, il Flexiullo, la Vasca, il Dermosecchiostro, Nautilus, Penna. Tutte queste armi non esistevano, però si stava comunque bene. Cioè, però esistevano altre armi. Era un bel gioco, ma altre armi no. Cioè... non ci sono. Ah sì, Ciliegia. Il ciliegio c'è ancora. Ah, c'è in realtà le hanno rimesse tutte. L'unica, secondo me l'unica diversa è questa, lo Sweeper Duo, che su 2 è diventato Sweeper Duplo, invece qua era semplicemente una pistola normale, ma il resto mi sa che è tutto rimasto, insomma, bene o male è tutto rimasto, e quindi niente, guardate un po' com'era la pistola Elite Replica, molto diversa. Tante bombe, granate. infatti. E comunque adesso ci faremo qualche partita pro, cerchiamo di combinare qualcosa e facciamo partire Fabiz. Questo
Abbiamo ricreato il suo set competitivo. Il mio vecchio set. Allora, potete notare che lui aveva il marker neo, che penserete sia un'arma del cacchio. Sul 2 sì. Però sull'1 aveva il Kraken, che era questa speciale di invincibilità, lo vedrete poi, che era abbastanza forte, parecchio, insomma. E comunque anche il marker, diciamo, a livelli medi di competitivo funzionava, ma in top non si vedeva tantissimo. Poi c'era il meta un po' strano, definito, però bene o male sull'1 si potevano usare tutte le armi, no? Vero? Sì, si usavano robe un po' strane. Dato che ci sono abilità tipo attacco, c'è attacco e difesa. Infatti notate nel set che c'è una quadrupla di difesa che appunto diminuisce tutti i danni. Quindi certe armi addirittura sono costrette a darti un colpo in più se hai tanta difesa. E lui un tempo usava questo set qua con una quadrupla di modo, una di difesa e una di velocità in. Sì. Ma a dire la verità, sull'1, i set tutti, anche i pro, li facevano un po' peggio. Cioè spammavano le quadruple, poi alla fine usavano tutto quick respawn, salto al buio. Cioè, non era come ora, c'è cioè, la sub di salto rapido, la sub di riduzione speciale. Fai un po' vedere i tuoi vestiti, quelli che sai. Sì, ecco, i vestiti, a parte che noi usavamo gli hack. Sì. Usavano un po' tutti, quindi... Dopo che io l'ho scoperto, le hack. Sì, nel nostro team avevamo un po' condiviso. Sì, sì. Cioè, avevamo un po' tutte queste cose con le quadruple, le triple, praticamente tutte, no? Vedete? E ci sono le abilità, sono quasi le stesse, ovviamente ce ne sono di diverse, alcune in meno, alcune in più. Ad esempio questa, la sub, è durata speciale, sì. Che è come special power up, arma speciale più di Splatoon 2, circa. In alcuni casi. Praticamente la stessa cosa, sì. In sostanza, cioè aumenta la durata tipo del Kraken della bolla, e invece non so, sul Tintofono, sul Tornado la fa lanciare più in fretta. Solo che special power up su Splatoon 2 fa degli effetti diversi, sì, non sempre durata. È praticamente la stessa cosa comunque. Poi vabbè, questa, la sub di questa è gettata bombe, che è come sub power up, soltanto che non funzionava su tutte, cioè sul trasferitore per dire non aveva nessun effetto, mentre sul 2 convenientemente hanno messo che è gettata bombe, cioè lanci più lontano con le bombe, però con altre fa altri effetti, un po' come special power up alla fine, sì. Esatto. Sì. Poi il resto è uguale, Tenacia c'è ancora, qui c'è Partenza Razzo che ha una grafica un po' diversa. Sì. Però l'effetto è lo stesso alla fine. Poi abbiamo difesa, appunto attacco, questi li vedete, salto rapido, questo è Splash finale. Anche questo design diverso ma effetto uguale, anche se è meno forte rispetto a quello che c'è ora sul 2, perché ovviamente ci sono i bilanciamenti e tutto. Poi ovviamente le abilità esclusive delle maglie ci sono, c'è questa che è Vendetta. Il corrispettivo di rappresaglia, però era più forte perché a ogni morte quello che vi aveva ucciso veniva localizzato come con una cimice, quindi proprio si vedeva, non è come adesso che solo chi è stato ucciso e ha l'abilità vede attraverso i muri, ma proprio tutti vedevano ovunque, quindi era più usato, più utile. Questo era nascondino, che era come l'ex batteria difettosa di Splatoon 2, soltanto che era una main esclusiva delle maglie. E anche questa non era molto usata, di la verità, solo da qualcuno, sì, tipo, cioè, sulle armi camperose, qualche volta sui cecchini, ma era una cosa un po' strana. Poi, questa era una roba stranissima, ricognizione. Praticamente quando stavi allo spawn e quando uscivi poi pochi secondi dopo, vedevi dove stavano tutti i nemici sulla mappa. Comunque era un'abilità che non si vedeva mai in competitivo. E qua ho qualche vestito vuoto, non so perché, forse avevo dimenticato di hackerarli. E basta, non è che ci fossero tantissime abilità. Basta, le altre abilità sono le stesse. No, sulle scarpe abbiamo impermeabilità, che era esclusiva delle scarpe, sì. E solo una main, e si vedeva comunque la differenza, ad averlo o no. Salto al buio era molto più forte, molto diverso, perché rallentava il salto, però il punto del salto era completamente invisibile, quindi era rotto. Sì. E a sua volta, vabbè, il tempo e colore funzionava ad ogni morte, non solo quando non si facevano kill. Quindi anche quello era rotto, si usava sempre. Si spammava. E mi sa che l'ultima abilità che manca da far vedere è una che quasi ci si dimentica dalla sua esistenza, Annusa Bombe. Annusa Bombe! Che in sostanza, oddio, quando qualcuno lanciava una bomba,
si vedeva il simbolo di un teschio sopra, comunque è un'abilità abbastanza inutile, se non magari per le mine, perché le mine sul 2 sono, ne puoi lanciare due alla volta e fanno o 35 o 45 di danno a seconda di quanto sei vicino e ti localizzano. Sull'1 era una mina sola, però ti uccideva se ti esplodeva addosso. Ovviamente però era difficile, cioè si schivava facilmente, per cui non era una... Era forse la sub più scarsa del gioco, mi pare di sì. Può essere, sì. E con questo si vedevano le mine, e quindi non ci si andava mai, mentre con le altre bombe, vabbè, comunque capitava di che ti esplodessero lo stesso addosso. E niente, comunque, queste sono tutte le cose. Facciamogli fare adesso sta partita, andiamo in lobby, cioè il tasto appunto sul gamepad, quindi possiamo tranquillamente toccare qui i lobby. E come vedete le modalità erano al centro, sul 2 sono a sinistra. E abbiamo in mischia in realtà mappe che hanno rimesso anche sul 2 in questo momento. E in pro abbiamo Bazookarp e Campeggio Total che hanno rimesso sul 2. E una mappa invece che per chi non ha conosciuto l'1 è nuova, Museo di Cefalò. Le rotazioni qui durano 4 ore e non esisteva con Gol Gol. Inoltre, le partite di gruppo le leghe non avevano l'energia di lega, però esisteva anche il gruppo da 3. Sì. Si poteva fare la tri-squad e era carino per fare quando si era soltanto in 3, però si rischiava di andare contro i team da 4, quindi questo era un po' lo svantaggio di questa modalità. Va bene, comunque, adesso andiamo un po' in pro, vedremo qualche lag, qualche giapponese. Passa. A te l'onore. Grazie. Siamo fatti andiamo, un paio di mischie così per allenarci un attimo ai comandi, ma sarà comunque un'esperienza abbastanza... Vediamo. Esatto. E beh, vediamo quanto ci mette a trovare la lobby, perché tutti dicono adesso Splatoon 2 è morto. Subito. Splatoon 2 è morto, ma in realtà neanche l'1 è morto, quindi pensate un po' al 2 ci metterà. La lobby è piena. Ci metterà. Neanche piena. Un secondo. Infatti, cioè. Piena di giapponesi. È anche per questo che si campi in fretta, cioè sul 2 trovi gli europei. Oh, comunque, Museo di Cefalò, che per chi non l'ha visto, adesso può vedere un po' come la mappa. Abbiamo... I cecchini erano molto forti sul 1, cioè lo splatter soprattutto... Abbiamo il splatter. Okay. Purtroppo c'erano anche delle cose ovviamente peggiori sul 1 rispetto al 2, mi sembra anche normale. Cioè... che su in alto, come vedete, le icone dei calamari non mostrano l'arma del giocatore né se la speciale è carica e non esistono gli octoling giocabili. Ecco, lui adesso ha fatto un salto guardando la mappa sul pad. L'aiuto. Ah, il tentofono, questo è il tentofono speciale. Madonna, mi ha buffato in faccia. No, che sfiga. Però forse, oddio, ma sono tutti qua. Potrebbero fare una bella tripla se ci riuscissero. Io salto, se... Prova, mi accompagno. Ma il set di Fabiz ovviamente non è il massimo. Beh, però, lo so. Diciamo, abbiamo rimesso lo stesso che lui usava un tempo, così per come ricordo. Dai, sì, questo preso kill. Bravo. Per uno contro c'è uno. Qua gente. Ecco, qui, su questa mappa bisogna avere una buona mobilità. Perché ci sono appunto queste piattaforme mobili, queste eliche. Ecco il Kraken! Preso. Eccolo qua, è invincibile, può uccidere tutti al solo contatto, cioè basta premere X per fare un salto. Sì, per fare un avvitamento. Esatto, Kraken. Vai, attento. Via, okay. Appena scampato. Cioè. Bravo. Bella. Ok. Solo un da notare che il bazooka comunque lancia un tipo diverso di colpo, non è? Bella! Vai, rush. Ci ce la fai? No, volevo sparare un colpo. Quasi. Due punti. Avresti fatto quasi una doppia, mi sa. Adesso morti tutti. Va bene. comunque il Bazooka lancia una specie di tornado dritto, non un colpo esplosivo come è adesso. È diventato malapena. Esatto. Comunque è più forte che un Master 2. Attenzione. Il Master 1 qui. Bella localizzazione. Madonna. Ma com'è che non si è salvato perché ha messo un beacon, mi sa. Bello, Kraken. Bella. Vai addosso. C'è uno sotto, mi sa. C'è solo uno in alto. Ok. Vai, colora i muri. Bella. Bella. Colora qua.
campera un pochino. Voglio addosso, voglio addosso, sì. Voglio addosso. Qua sotto? Qua sotto, sì, sì, sì. Bella, la nostra distanza era fortissima, scusami. Bella localizzazione, bellissima. Aspetta cibo, che vado su. Non ho neanche visto Madonna, il fatto ragazzi. Che io, ma l'ho fatto, cioè. Bella, bella, bella. Buono. Capo, prima partita capo. Boh, direi che adesso ne faccio una io, sì. Allora. Ci alterniamo, se vuoi. Sì, sì, ci alterniamo. Sì, sì. Faremo qualche partita. Tanto 0-6 è fatto lo splash di là. Sentite, ecco. 4. No, splash è low, vabbè. Ah, i punti qua erano fissi. Non è come sì. Sul 2 che ti dà più 0 perché al gioco va... Che dà più fissi zero. Entro un certo range. No, no, non, sai, non no, no. Tipo... Quello era solo fino a rango A. Ah, no, ma tipo da... Più. Tipo da 30 a 40 ti dà più 4. Sì, 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 sì. Da, poi ti dà più 3. Fino a 39, sì, mi sa. Quello. Era più 4 se vinci e meno 4 se perdi. Una volta poi meno 5 se perdi. Meno 5 poi più 3 meno 5. Più 3 meno 5 più, e più... E poi più 2 meno 6. Più 2 meno, meno, più 2 meno 5. Meno 5, da 80 a 99 sì. Più 2 meno 5. Sì. Comunque era difficile, però non, era fisso. Cioè, anche se ti beccavi... la squadra vai. Forte comunque li prendevi i punti, non è come adesso che il gioco scambio dice scambio tattico, non è come adesso che il gioco dice c'avevi i quelli forti in squadra quindi non ti diamo punti, era un po' più più giusto insomma l'assegnazione di punti. Comunque cosa intendi usare te? Io vorrei usare in realtà potrei usare il Blaster Lure, sì. Dai, io lo usavo in tempo, così vi faccio vedere come, anche il tuo vecchio vi faccio vedere com'era il gioco un tempo. Mettiamo il vecchissimo il set cappello. Che usavo in competitivo. Quello proprio OG era questo qua. Ah sì. Con le quadre più alla fine, però era buono. Non questo, ma questo. Salto al buio. Esatto, salto al buio. Il Blaster Runner era forte, però è un po' ignorante. Ecco, se ci viene museo, cioè se ci viene campeggio Totem è un po' più difficile perché Blaster Luna era poco agitata, quindi speriamo in museo di Cefalò, ma... Siamo qui? Ecco, se riusciamo a vincere, a superare i 40, poi dopo è più difficile salire sì. Perché, perché toglie meno punti. No, toglie più punti. Sì, toglie più punti. Sì, toglie più punti. Sì. È più 3 meno 5 diventa, esatto. Ok. Qui siamo messi nella merda. Perché loro hanno il tinter e noi non abbiamo buttata. Che cacchio succede? Un soffio. Aia. Vabbè. Aia. Questa la taglio. Rip. Vabbè raga, questa ve la taglio perché avevano una comp molto più bella. Noi non abbiamo gittata. Anzi, mi sa che cambio arma. Perché su campeggio il Lunar non è sta grande idea, sinceramente. Ma nessuno ha fatto kill a parte il Tit. Proprio il secchio, dai. O il secchio di X. Voglio provare questo con la granata. Bene. Facciamo proprio il set così, con attacco. Non mi ricordo quanto attacco ci volesse, però mi sa che questo è buono. Sì. Perché poi con la granata fai le combo OP e così. Basta, sì. Allora. Stavolta siamo 11 in lobby. Abbiamo trovato una lobby subito, ma vuota. Infatti. E ci tocca aspettare. Sì, farò un taglio appunto. Non hai parlato dei giochetti. Ah sì, ci sono i minigiochi sul palo. Puoi cambiare la musica. Sì. Bellissimo. Ecco, ho trovato la lobby. Siamo qui. Vai. Qui il Lunar mi sarebbe piaciuto. Io volevo il 3000 di là e il Lunar di qua, però il gioco non mi vuole bene. Cioè, ma c'è il secchio. Vabbè, tanto c'è il secchio, appunto, non è il 3000. Ok, vai, vediamo cosa riesco a fare con questa secchia. I colpi curvi? Beh, sì. Non so, vai. Non ho guardato però le armi nemiche. E qua, non guardare le armi nemiche. Ho visto un CRB. C'è un CRB. Bello. No, substrafing. Bello. Lizus. Tempo fa non facevi sto quello non ero capace. No. Sta pushando. Chi è? Sta pushando qui davanti. Vabbè. Giusto c'è anche... Il CRB era OP. No, vabbè, la mappa nuova questa, per chi sì. Non l'ha vista. Salto al buio.
Ma oltre da salire qui davanti c'è anche una rampa qua sotto. Da lì. Ok, c'ho il tornado, glielo uso qua. Ah, ma c'è un con me, c'è il con me. Sì, con me c'è, però non funziona da morto con lo yoi. No, vabbè, mi ha shottato andandomi davanti proprio. È sempre Hobo. Sì, ma il CRB era OP, sì. Lo usavano tutti. Stanno salendo da qua sotto, vedi. Hanno appena usato la rampa che c'è. Occhio al turbinetto qua. Se ti spone anche mezzo secondo sei andato. E qua vado lentamente, perché so che ci sono, se vogliono salire. Ah, ecco, vedi. Prendi. Oh, raga! C'è il muro. Che ti ha parlato i colpi. Lo so. Madonna, sti finitofono. Finitofono sul pazzo. Tecnica buona. Attento allo squinto perché c'è il suo. Ma questo c'è il kraken. Tu dovresti sparare un tornado. Dovrei, ma qua sono messo nella merda. Attento, bella. C'è il CRB, c'è il CRB OP. Tento. Vabbè. Madonna, ti è arrivata una bomba. Io li voglio. Ma fa tutto lui. Fa tutto sto uovo qua. Dovreste andare tipo qua sotto, usare il tornado, sennò non c'è assolutamente nulla. Infatti. Il tornado sull'1 è tipo simile allo Stingray sul 2, solo dal fatto che... buia, volevo... La buia, sì. Il tornado. Dal fatto che puoi essere... Puoi venire ucciso mentre lo usi. E quindi devi usarlo in un posto sicuro. Madonna, io gli uso di nuovo il tornado qua. Cioè, se attivi il tornado in mezzo alla mischia ti uccidono subito. Sì. E muori, fio. Così come se attivassi lo Stingray sul muro in mezzo alla mischia, sì. Ci vengono tutti addosso. Qui purtroppo sto CRB che ci sta facendo il culo in una maniera. Siamo un po' in difficoltà qui. Fammi stare forte col CRB. Abbastanza, fammi piacere di più il Marker Neo. Si è fermato. Boh. Si è fermato un attimo pensando. Oh no, lo campera lì. Vabbè, ma in teoria lo possiamo prendere. No, vabbè, che stronzo. L'ha camperato lì e non si resetta. Niente. Dovremmo andargli in base. Intanto spara un tornado. Un bel furbo, spara un tornado e un cacchio qua. Non c'è. C'è poco da sparare. Dovresti andare in base loro. Snickare. Ci provo, ma. Sta farti vedere. No! CRB! No! Beh, è andato, è rimasto morto. Solo uno. Dai! Ecco il cecchino che va. Dai. Io ci provo. Vai! L'ha preso. Fagli la strada. C'è il tizio di pulissimo. CRB! CRB! Ecco, porra. La situazione è un po' critica, c'hanno ancora il boss loro. Mentre tu stai camperando lì. C'è anche il tizio. Oddio, non l'ho preso. Hai colpi. Sì, ma sta cosa di camperare il boss era rotta, dai. Non sapevo neanche che si potesse. Si può. Dai, ma come... No, ma questo conosce tutti i glitch, che cazzo è? Oddio, un altro posto dove camperare il pazzo. Che non sapevo nemmeno io, Ma neanch'io. Ha preso il pazzo. Ho preso uno col tornado. Da qualcuno dei nostri ha preso il pazzo e l'ha Vabbè. Non so. Sì, ma sta partita è... Ecco, qua in questa partita avete potuto... Assistere al lezzo di Splatoon 1, cioè camperare il pazzo. Questo... Cioè, non proprio hacking, però... Sì, ma praticamente è una tattica OP, come sì. Avete... Cioè, se lo metti là, sei costretto per forza a fare tutto il giro e praticamente non ce la fai. Vabbè, sì. Comunque non ho neanche giocato così male, neanche i miei compagni. Sì. E il CRB alla fine ha fatto 10-10, però appunto, come avete notato,
Si potevano fare ste cose, purtroppo. Non era tutto rosa e fiori, scusate. Vai, vai pure te. No, qua purtroppo non si poteva cambiare l'arma. Non si poteva cambiare l'arma nella lobby. Sì. Devi uscire prima. Comunque vai pure nello spogliatoio. Vai. Un'altra cosa che sull'uno era brutta è che la sensibilità era unica. Non si poteva cambiare la stick e i sensori di movimento. Quindi... quindi niente, insomma. Quindi qui mettiamo... Non mi ricordo che set per il CRB. Beh, per il CRB di solito qui si respawn, salto al buio. Crespawn, sì, charge. Ovviamente, no, charge no. Vabbè, dipende da come te lo vuoi fare. Se c'è il craft, meta sarebbe tutto qui respawn e comeback alla fine, salto al buio. No, questo cappello. Sì. Sì, quel solito cappello. Se no, ovviamente ti puoi mettere durata. Castigo. No, quello no, a parte che vendetta, però sì. Però no, quello no. Cioè, il set proprio meta sarebbe appunto qua quella quadrupla di quick respawn. Quick respawn. Ma se no ti vuoi mettere nuoto, appunto, e durata, queste cose qua. Mm. Alcuni usavano eco principale col CRB. Anche, però okay. Non nel meta, insomma. Sì. Prova quella, se metti quella è proprio il set cancro. Abbiamo tutto quick respawn. Sì. Sì, qui è proprio, questo è il meta di Splatoon 1, tutto quick respawn. Anche se tu mi pareva che usassi Io usavo ecco principale. No, se tu usavi il vecchio set, cioè quello che usava tipo Penguit, non lo stesso set, però il tipo usava anche un po' di attacco col CRB. Sì, attacco, perché potevi usare le bombe, il colpo, per fare rover. Per prendere con gli indiretti. Sì, sì, esatto. Tipo quando gli sciavi il nemico con un attacco un po' di più. Punto, punto. C'è la faccina. Due faccine. Ok, sono dei nomi strani. Sì, ma vedete le lobby si trovano in fretta, sì, abbastanza. Cioè, prima che ho fatto dei tagli, però sarà durato un minuto la ricerca. Neanche. Sì, neanche. Usare il cefalò, vediamo un po'. Va bene, anche se è sceso sempre questo. Cioè, doppio cecchino di là. Poi magari cerchiamo di farne vedere anche un altro in campeggio, però. Questa ovviamente essendo unica di uno è un po' più bella da vedere. Se non mi facessero body blocking questi qua. Ovviamente Fabrizio è da tanto che. Non l'avevo neanche visto. È tornato su da solo, No, ho sparato al muretto. Hai fatto il colpo cancellato. Sento. Si sente anche il richiamo. Sì, si sente dal pad. Le voci sentono dal pad. Aspetta, cosa c'ho? Kraken! No! Sì, Kraken! Dov'è? È qua dietro, qua dietro. È salito su. Aspetta, qua mi finisce. Bomba. Bomba. Ok. Ha avuto paura. Oh, madonna. Attenzione qua. Attenzione che non è facile. C'è un Kraken lì. Oi. Aspetta che gli finisca e poi... Oh, in diretto, no. No, erano in tanti. E il marker da vicino, ovviamente, è fastidioso. Ovviamente con CRB ci vuole una sensibilità. Sì, ci vuole comunque allenamento, mira, eccetera. Lui era molto forte ai tempi quando era molto allenato. Ovviamente ora è molto più difficile. Mm-hmm. Dai, esplodi, dai. Oddio. Attento. Questo c'è il Kraken carico, non so. Madonna. Vai. Preso. Bella Penguin. Attenzione. Bella. Vai con me. This way. Colora il muro. Aspetta che c'è uno qui. Sì, fa micchia. No! No! Fatti il Kraken che qua ci serve. No! Non mi ha partito il colpo. Però se l'avrei preso. Sì, diretto l'avresti forse l'avrei fatto. L'avrei preso, sì. Occhio che c'è il salto al buio, quindi usalo. Aspetta, non ci sono buoni posti. Allora.
Bomba. Bomba, giusto, non l'ho usata. Vai. Bello. Okay. Ok. Sarebbe stato un assist. Non esistono gli assist, ecco, sul 1. Però sarebbe stato perché gli hai fatto bomba in diretta. Quindi serve un po' di map control qua, attenzione. Oddio. Mancato. Mi sa che loro c'hanno i cecchini, il marker. No, cacchio, è andato sul muretto di nuovo. C'è il Tinder con le granate, che era una merda. Occhio col Kraken. Vai. No. Bello il diretto. Bello diretto, sì. Occhio che qua c'è gente. No, mi vede. Attento che subito qui sbuca di qua. E c'ho il Kraken. Ma cazzo sei? Qua. Che no? Vado! Dove cazzo sei? È dietro di me! È dietro di me! Oddio, vediamo. Non ci sono buoni salti, siamo tutti respawnati qua. Sì. Siamo qui. Comunque, appunto, ogni sua morte lui c'ha un casino di quick respawn. C'è qualcuno che si. Vale. Oddio! Oddio, è fatto, qua è diventato Kraken. È stata un po' sfiga qui. Bomba. Bella. Ma sto salendo da di qua. Beh, di un punto. Vabbè. Oddio. È il pop da lì. Devi stare attento perché appunto stava un po' poppando col tintofono. Il pop a quella distanza. Non me l'aspettavo. Ma comunque si può salire anche da di qua. Sì. Praticamente bisognava fare un paio di salti. Allora, beh, andiamo più in alto a questo punto. Vai. Vuoi scappare questo? Ma mi sa che ce la fa. No? No, okay. Voleva. Bella. Fai un bel con me, va. C'è il circo. Sì. Bella. No, dai. Debole. Aia. È salto da questo qui. Sì. Vai. E siamo pochi. Buttagli una bomba al salto qua. No! Ah. Aia. Rip. Però dai, è abbastanza aiuto. Close. Sì. E il fatto è che hanno usato la stradina bella, perché lì se fai. Quando sali su puoi fare un paio di salti e passi dall'altra e fai vantaggio. Era una tecnica. Dovrei provare a mettere un set. Comunque si è andato in positivo, dai. Sì. Quindi buono. Sì, beh, ovviamente. Ci sarebbe un po' di eco principale, un po' di attacco. Sì, magari. Però questo è il set competitivo. Vai. Allora, adesso cambio. Vi faccio vedere un'altra arma. Vi posso far vedere. Allora, vi posso far vedere il Dynamo era OP qua su. Vi faccio vedere il Dynamo OP, dai. E si usava sempre questo set anche sul Dynamo, sì, perché era tipo il set che andava bene con ogni arma. Io non usavo il Dynamo comunque sul 1, lo faccio vedere soltanto perché è forte. Ne faccio un'altra. Sì, fai un'altra. Se viene il museo lì sì che è forte, diciamo. È che campeggio contro due cecchini, poi con cui muori e non ce la fai. Si è impallato. Oddio sì. Oddio. Sono dato un punto X. Sono dato un punto X e stop working. Oh, è tornato vivo adesso. Poi il timer andava veramente a caso. Cioè, si impallava sempre. Guardate, cioè, sballa subito così. Che rip. Questo è perché sto usando armi che non so usare. Ma questo video lo possiamo anche fare lungo, abbiamo tante armi. Tanto. Cioè, che c'è in porta. Allora, lì ci sarà un cecchino, che di solito si mettevano là. Madonna, volevi! Questo sta camminando, insomma. Madonna, due!
il cecchino. Eeeh, vabbè. Aspetta, non usare il coso, aspetta che spawnino. Eccolo. Attento, attento. Così no, così no. Non puoi tanto respingere il crack. No. Però posso far quello. Non mi ha fatto trail, dai. Difesa. Madonna. Difesa. Vabbè, difesa comunque non dovrebbe far niente. Non c'è difesa. La mappa è sotto. La mappa è sotto. Boh, provo a spammare qualche colpo. E qui c'è il blaster a distanza che rompe. L'ho preso, no, no, no. Cecchino, cecchino, cecchino. Situazione un po' di stallo. Sì, ma adesso una pushata. Te lo do io lo stallo. No, forza di granate. O comunque adesso che abbiamo visto un posto dove puoi campare il buzz, puoi farlo anche a te. Sì, ma è brutto, adesso lo prendo. Ok. Oh, questo ho usato il Caramaradar. Okay. Però ci hanno fatto 65 che è molto recuperabile, bella. Aia, mi ha però fatto. L'ho colpito, credo. Ho visto che c'è un po' di damage up, sì. Sì. Vabbè, alcuni lo c'è usano. Sì. Ma anche Penguin. Poi Buzz però va tolto da qui, se no. C'è un buscio. Così ve lo facciamo vedere. Oddio! No, Lezus! Madonna, sei debolissimo! Ma non. Oddio, bella! Alla... Oddio! Mi tocca, mi tocca! No, raga, no! Vabbè, va bene. Ma sono da solo, i miei compagni sono tutti in base. E il fatto è che se non lo resetti resta l'alba, alzo, non è come nel 2. E allora farlo restare lì non è bello. Metti qualcuno qui. Bam! Ma volevi! È no, giusto che vendetta. Sì, c'aveva vendetta. Il Tinder lì. Purtroppo mi aspettava e mi ha anche preso. Ci abbiamo gente in base. E tutti i lanci così. Ecco. Rip. Il fatto è che pensavo di prenderli. A fortuna che il nostro secchio ha preso il buzz. Infatti. Ma i compagni sono troppo difensivi in questa partita. Splatoon 2 non è un gioco difensivo. Bisogna andare a cazzo duro con chi risponde. Vai. Giusto. Voleva questo. Vabbè, da solo un cecchino. Sì, ma a caso proprio. Eccoli. Focalizzati. C'è il B. Devo recuperare un po' di danno qua. Ok. L'ho colpito. L'ho colpito. Il Bazzo però. Il Bazzo è rimasto qui. Ok, questo lo lascio là perché. Attento. Metti. Come addosso. Intanto questo l'ho preso. Intanto va bene, va bene. Vabbè. I compagni sono morti male. E purtroppo non posso saltare perché appunto sono morti. Qui c'è il CRB. Mi è salito su. Non so che l'ho preso, l'ho colpito però. In realtà non sapevo neanche pushare tanto, però. Bisogna fare un bel wipe. Con delle buone kill, insomma. Qui. Buono. Dovresti andare dritti. Dovresti andare dritti. Non c'è nessuno. Vai. Vai raga. Va bene. Secondo me andando dalla rampa sarebbe stato meglio, però. Resta le mani indietro perché. Questo fa grande. Ma mancano 2 secondi lì qua. Mi tocca. Qua c'è un Kraken. 2 Kraken. Niente. Nah, rip. Ti ha krakenizzato la pazza. Madonna, è comunque abbastanza difficile Splatoon 1. Sì. C'è gente forte che gioca.
Cioè, comunque si riesce a vedere che questo rango è competitivo, cioè non ci sono inabili. Vedi un po' i risultati. C'è una differenza sostanziale. Di là c'è gente che ha fatto negativo. Sì, proprio. Vabbè che stiamo perdendo punti, ma chi se ne frega alla fine, no? Fanne pure un'altra tu. Cambiamo arma ogni partita, sì. Vi facciamo vedere un po' quelle un po' meta del 2. Cioè dell'1, sì. Non del 2. Adesso cosa mettiamo? Vediamo. Non lo so, c'erano... Il 2000? Sì, il 2000 se ti piaceva. Il 2000 lo usavo, sì sì. Dov'è? Il 2000 era molto forte sul 1. La Splash Ball, sì. Sì. Si può provare anche così. Sì, quella maglia è una delle poche su cui non ho la tripla. Perché un tempo... Le triple sembravano la roba qui, sì, le quadro. Le cose belle. Sì. Poi sul 2, che c'è stata in realtà molta più ricerca, si è capito che non è tanto bello. Cioè, che è bello, ma. Cioè, è bello, ma è competitivo. Sì, da vedere. Sì. A un tempo le cose erano fatte un po' più all'acqua di rose. Però ci si divertiva molto. Cioè, qua stiamo perdendo punti a cazzo, ma tanto sapete bene come funziona. Beh, è dura, è dura. Sì, è difficile perché. Quelli che giocano a Splatoon 1 sono alla fine veterani, esperti, che magari non hanno il 2, sono più esperti di questo, noi... Ma comunque un paio di... È difficile giocare col pad, è un controller, sì, molto diverso, sì, rispetto, sì, al Pro Controller, poi il salto è un pulsante diverso, la sensibilità è diversa, e le armi sono diverse, insomma, ci sono... Va bene. Ci sono delle incognite, ecco. Livello 39, cioè. Sì. Comunque ci divertiamo lo stesso. Non sapete quanti ricordi giocavamo da Splatoon 1. Sì. Cioè all'epoca avevamo un team bello. Ci abbiamo un bimbo. Sì. E un cecchino. Nuovo questo. Il 2000 sarebbe meglio su campeggio Total, ma finora abbiamo avuto proprio. Io ho giocato solo in cefalò. È già meglio come mobilità, però mi ha preso distanza. Questo c'ha difesa, quindi tu gli devi dare 3 colpi. Ok. Allora. Questo sale, madonna. Ok, va bene. Anche questo c'ha un po' di difesa, non so, sì, se basti per farti dare 3 colpi, però... questo è fermo. Vabbè. Vediamo un po'. Sì, dai, sondiamo un po' il territorio. Stai molto attento. Intanto ti prova a prendere un po' di colore. Il colore serve sempre. Il bazooka che va dritto. Sì, magari prova a fare un botto che prendi controllo della mappa. Sì. E stai attento. Non vedo dove è stato la gente. Stai attento alle zone circostanti. Cioè, il cecchino va dritto. Il microfono, magari. Sì. Il buzz che è andato tutto di là. Beh, ora l'hai costretto a scendere. Che buono, lì c'è uno. Bello, oh, bello il fallo. Oh, tu gli devi dare 3 colpi. Bella. No. Vabbè, però l'hanno bene. Ucciso. Sarebbe stato un assist, sì. Ok. Salta. Salta, sì. Buono. E... Ok. Bello, bene. Consiglio di andare a destra e mettiti i muri, perché col 2000 devi spammare i muri. Sì, sì, in sostanza. Stai attento ai cecchini, che questi qua shottano come se niente fosse. Questo va, sono sotto. C'è sotto sotto. Oddio. Oddio. Lì ti conveniva andare sotto, magari difendere il bazzo. Però vabbè, fino a ora siete ancora messi abbastanza bene. Sta salendo di qua. Attento, sta quindi, qua. Attento. Vabbè, sono tutti uccisi. 58 è recuperabile. Sì, basta salire la rampa qui. Intento non voltare le spalle al nemico. Questo ma fino a... sinistra. Madonna! Ok, ok. Ho dato quel colpo. Attenzione. Muro, comunque il muro serve scherzare un tintofono. Da dare fastidio. Bella, bella, bel tintofono. Vai, prova ad andare aggressivo. Sono da solo col boss.
Cecchino. No, Cecchino, no, Cecchino, bella, 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 scappa, scappa, muro, muro, muro. Ottimo, ottimo muro. Oh, no, 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 no. Mi ha sneccato di lato quello. Sto mirando l'altro, però. Ma il fatto è che c'è un difesa, secondo me uno l'avresti preso senza la difesa. Ora non l'ho visto bene, però. Madonna. Attento, c'è uno qua, muro. C'è un turbinator, aspetta. Io faccio un tintofono. Esatto, bello. Che è come lo stringere. Madonna, ma sto... Vado al lato. Beh, il muro anche tintofono. Ma sono tutti qua, gli ho dato tipo due colpi o uno, non so. Ma è questo, gli hai dato due colpi, però difesa. È per quello. È per quello che ti dicevo che magari era meglio attacco prima, però vabbè. Cioè piuttosto che sì. Difesa. No, ma questo set ci sta alla fine. Sì. Bella cosa questo. Attento qua. Colora. Tutti i consigli di colorare perché avete bisogno di controllo della mappa. Bella, ok, colora, colora, colora. È attento al cecco. Sì. Mi è piombato dall'alto. Non so neanche io da dove è arrivato. Ok, se forse riuscite a difenderla per sì. Un minuto neanche, un minuto scarso. Vai, vai, vai. Da due tre colpi devi dare. Ok, li hai dati. Okay. Sale. Vai, vai, vai. Kraken, scappa, scappa, scappa. Puoi anche provare a respingerlo, però. Sì. No, vabbè. No, no. Muro, muro, muro. Oddio, il turbo. Guai. Siamo mai fatto. Ok, però non è detto. Non è detto, non è detto, non è detto. Invece sì. Sono saliti su coso. No, la bomba. Niente. No. All'ultimo momento si perde. Madonna. Che rip. Pure il capo. Ma i compagni. Purtroppo sto video ha fatto di tante sconfitte. Però va bene, è dai. Dura, Sì, è molto duro riprendere dopo un po'. Già poi, meglio, però. Cioè, se ci si allena un po', si torna anche forti, però sapete com'è. No, vero. L'ha fatto Zanzero quello. Eravate in tre, era un 3 contro 4. Meno 2. È crashato. Però vedete che era stronzo, perché il gioco non è che ti toglieva 0, ti toglieva... Metà. O meno 1, meno 2. Vai, che non ha senso in realtà, perché comunque 3 contro 4 e la perdi. E vabbè, comunque, così vi abbiamo fatto vedere un'altra cosa di sto gioco. Va bene. Allora, proviamo a usare un'altra arma ancora. Sto video è molto lungo, ma appunto è l'unico video di Splatoon 1 dopo non so quanto cos'è tempo. Cos'è il Tinter? Potrei provare col Tinter, però sono scarso. Proviamo, dai. Proviamo giusto per la scienza. Allora, sì. Io avevo tipo un set così, con... attacco e secondario, sì. Così, così e così, mi pare. No? No, no, erano due main di... No, era così. Questo. Questo, ok, sì. Perché... Vabbè, è bello. Perché così mi pare puoi tirare tre granate e l'attacco ti dà un bel po' di bonus. Qua mi dovrò impegnare perché col Tinter la mira non ce l'ho più come un tempo. Vedremo. Vediamo. Al massimo spammo granate, che tanto era forte la tattica dello spam di granate. Poi con sti giapponesi, vabbè. Dai, ci proviamo. O comunque prima abbiamo perso la fine, infatti. Forse avreste vinto in 4. A parte che comunque per far 0-0 deve essere crashato presto. Sì. Due cecchini. E anche di là. Anche di là. Cioè, è maiala perché gli altri sono sicuramente più forti. Io non gioco da tempo. Vabbè, io provo a prendere un'altra strada. Sì. Vediamo, giusto per... sperimentare. Sono già andate a sinistra. Ma poi l'hanno uccise. No, Lezzo, la mia mira, dov'è la mia mira? Aspetta. No. Il calamalezzo. No,
ma questo, quello... Non esporti troppo, Zara. Vabbè, ma tanto c'ho le granate. Sai com'è? Quando non ti ha visto. Ah, oh, ma no, non c'ho città. Non ci arriva. No! Oh! Madonna. Facciamo i fatti. E qui sto sperimentando, come perché la gittata è più di quella dell'1, cioè del 2. Sì. Però non è infinita, comunque, no? Da lì un po' sapere. Non copre tutta la mano. Madonna, pure la... Cioè, c'è pure la sensibilità, ce l'ho enorme. Proviamo a fare la cecchinata. No! No! Madonna, quasi, granate! Quasi. Granate, aiutatemi voi! No, la bolla! Per caso usando la speciale ti ricarica anche... Sì, 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 sì. Però sì, non è il momento di usare la speciale. In caso. Sì, sì, sì. Ora. Madonna, la mia mira, è proprio andata ai maiali. Ai maiali. Ai suini è andata. Oddio, oddio, oddio. Ok, è morto. C'è uno dietro! Muro! No! Attento che ti vedo! Mi vedono, però potrei provare a fare. Oh, no! 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 No, penso. Non so come sei scappato! È proprio nel no, 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 no! Granate! Ma basta con sti muri! Io come devo fare? Attenzione! Questa è stata bella, a parte tu. Bella cecchinata. No, 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 no. Granate, aiutatemi. No, ma madonna. Ma questi c'hanno tutti i muri. C'è il Cherry col muro, il 2000 col muro. È figo, c'è il muro. Sì, sì. Madonna, allora qua... Dovrebbero riuscire a prenderlo, mi sa il Buzz. Credo, spero. No, no, non riesco a... Cherry, Cherry wow, pure era molto forte. Wow. No, sono morti tutti qua. Wow. Ci fanno il push. Aia. Qua mi tocca. Devo fare. Almeno l'hanno fermato, però. Sta salendo il Cherry. Sta salendo. È salito. Vabbè. Il cecchino davanti. Neanche. Ma cosa devo fare? È difficile, no? Cecchino con quick respawn, cioè sull'1 veramente, il quick respawn si usava su tutte le armi, sì, tutte anche il cecchino. Aspetta che... È qui. Sì, lo vedo. Ma sono in 1000, che devo fare? Tanto è un buio, esatto. Ok, diciamo che siamo vivi, ancora. Non è che ce la fa il cecchinarlo. Ce la farei se fossi bravo, ma... Madonna, è dura, è forte OP, è OP il cecchino, però se non lo usi da un pezzo è un po' meno OP. Oddio! No, questo è MLG, dai! No, questa dai, il colpo in drop, bellissimo. È vero che l'hai preso e poi dopo 2 secondi... Dopo granata. Qua però... Madonna. Comunque bello. Madonna, sto facendo un cazzo, però quelle poche kill che faccio sono belle. Mi si muove la mira. Questi stanno camperando il bazzo, vedete gli stronzi, si muovono meglio, proprio. L'han camperato sul muro. No, vai su. Compagno ci sta provando. Ci sta niente, dici. Questo è dovuto salire su. Oh, le perdiamo tutte. Non c'è verso, raga. Non c'è all'inizio verso. All'inizio siamo riusciti a vincerne qualcuna, però. Sì, all'inizio sì. Più che altro io, ma. Sì, sì. Però ho fatto certi colpi. Che vale la pena tenerla, sì, sta partita. Sì. qua rischiamo il rango, raga. Possiamo perderne altre 2 e basta. La differenza comunque tra S più S è tanta, si vede. Boh, oddio. Se scendiamo a S, secondo me... Boh, fanne una tenta, sì, ovviamente.
Ma guarda, in realtà comunque c'è da dire che l'S di Splatoon 2, l'S di Splatoon 1 è mille volte meglio dell'S più di Splatoon 2. Cioè l'S più di Splatoon 2 praticamente son nabbi. Cosa facciamo? Cosa? Cioè, arma... armi forti cosa sono? La mini splatting? Il rullo di carbone tu lo usavi magari? Sì. Oppure cosa? Dai, carbone. Altre che sono proprio nella prima pagina cosa c'era? Lo splash elite, però vabbè, lo splash elite si vede, lo splash elite è fin troppo comune anche sul 2. Sì. Prova magari, potresti provare il carbone, dai. Sì. Con questo set. No, no, cambiatelo pure. Un po', beh. Con... Si usava Ninja sul 2? Col carbone, sì. Ma no, tu non lo usavi. Io non lo usavo. No, tu non lo usavi. No. Tu usavi... Però si usava, insomma. Tu usavi attacco sempre. E cupo colore. Vuoi tenere questo set? Sì, no, nuoto, ti serve il nuoto. Dove? Tipo questo. Sì, almeno, dai. Forse un po' meno attacco, sai. Devo fare la quadrupla di nuoto. Questo. Sì. Dai, così. Fai così. Tanto non stiamo a fare gli esperti di set per uno che ormai. Sì. Sì. Che, vabbè, Splatoon 1 è diverso da Splatoon 2, sì, quindi sì. I set puoi fare un po' così. Esatto, esatto. Abbiamo tirato la droppata, però io sinceramente Buzz Museo lo odiavo. Cioè era... Ma poi vedete che si può camperare, Buzz non era una modalità competitiva, no, proprio per nulla. Ma comunque una cosa che non hai detto è che su Splatoon 1... Il rango vale per tutte le modalità che ci giusto, sono. Giusto, esatto. È un rango unico. Non c'è la differenza tra le modalità. Però non c'è Clamblitz. Non c'è Clamblitz, anche quello, sì. Qui ci sta, che non c'è... Ti immagini Clamblitz sul 2, sul 1. La grabbia tutto. Cioè, il clam che fa un così. Sì, il cesto che non si apre. Ecco i glitch. Okay, altro carbone. Non ci sono cecchini di lunga portata, incredibile. Mi sento ste. Intanto abbiamo il turbinetto che possiamo far vedere. Non riesco a toccare. Qui tu usavi in realtà il carbone X. Qua non ci sono le rotaie, devi passare. Tocca andare subito dietro. Devi passare dal muro là. Via. Beh, almeno ti fai una partita in campeggio. Finalmente. Turbinetto. Aspetta, però. Vai. No. Bella. No. Aspetta. Usalo. Sì, volevo salire su e killarlo così, però... Cioè, è qua dietro. Bello, preso. Prendi il Buzz, sì. Che sennò non si resetta, appunto. Vai. Ah, attento. No. Ok. Vai di là. Sì. Bella. Rasha! Vai. Vai con l'ultima carabina. Madonna! Madonna! Ti ha fatto la doppia con un colpo, come pare? Non ho visto, ma ha preso me intanto. Sai che ha preso anche il calamaro. Oddio! I rulli erano molto più forti. Sì. Ah no, un'arma si può usare il punto dritto. Il punto dritto sull'uno era diverso. Aveva più danno ma meno gettata. Okay. Questo lo salta in base, ovvio. Giustamente. Sì, era messo malissimo. Fate il turbinetto e usalo subito, va. Non appena li vedo. Usa, ci sono già. Non saltare, è qua sotto di me. No, ok. Se non avessi saltato l'avresti preso. Sto mirando in alto e non preso in alto. Va bene. Dai, abbiamo pushato intanto. Dai che vinciamo un po' di più punti almeno, speriamo. C'è qualcuno qua. Bella. Combo letale. Bello il Buzz! Sta andando avanti. Corri. Stai sotto e campera. Campera sotto nell'inchiostro. O qua. Ti aspetto qua. Carbonio è da campera. Vai. Bravo, abbiamo pensato i compagni. Qui su campeggio. Sì. E faccio il turbo.
Sì. Aspetta, usalo ora. Ora. Bene. Madonna! Bella. Bella. Vai col carbone. Sì, il carbone è potete forte, notare sì. Che lui è più forte di me, ma sull'uno, ma... sull'uno Fabiz era una bestia, veramente. Non che sul 2 non lo sia. Però sul 2. Diciamo che sul 2 sono diventato più forte anch'io. Sull'1 invece c'era una bella differenza tra noi due. All'inizio si vedeva. Aspetta che. C'ho la bolla. Buttalo fuori! Spingilo su! Sì! No! Ma non mi dà l'assist, se lo metti giù. Però è morto. Sì. Bella. Questa partita è epica. Bella, sì. Ma un tempo anche lui faceva i video su Splatoon, ce ne sono di belli su suo canale. Bello lo spam di granate, lol. Sì. Tanto che potrebbero venire da sinistra. Dacci sempre un occhio. Cioè qua gente. Spamma. Occhio agli speciali. Madonna. Il tubo è troppo veloce. Beh, era una bellissima. Non lo vedi. Ok. Occhio da destra. Io ti consiglio di andare a destra. Sì, c'è anche il carbone di là. Passa di là, esatto. Vedi là. E vai dal basso. Campera un po'. Lo sta tira granate. Aspetta che. Non mi devo esporre. Aspetta che sto qui a camperà. Esatto. Sì, stai qua. Va bene. Ehi. Aspetta il buzz. Vai bene. Madonna. Da stronzo proprio. Qua c'è gente, vedono. Oh, vai. Madonna. Il camperone proprio. Bella. Tutti morti, vai lì in base, va. Fatti il turbi, sì. Torna indietro. Vai dietro, vai. Bam. Boom. Bam. Sinistra. Bam. No. Sì! Madonna. Oh, raga, lui è forte. Io sto facendo un po' di fame, ma lui è forte. Ma il carbonio. Madonna, il carbonio. È fortissimo. È fortissimo il carbonio. Inca. Madonna. Bella questa. 9-15. Dai, almeno vinciamo una cosa. Io uso il tinturicchio adesso. Vai. Vediamo. Proviamo un po'. Madonna, doppia tripla col turbine. Col tinturicchio mi ricordo che io usavo un set, tipo, allora la quadrupla di Quick Response ci vuole. Poi ci voleva una quadrupla di attacco. E poi. E poi ci vuole tipo. Nuoto. Non si può ordinare per abilità, purtroppo. Forse un po' di nuoto che risponde. No? Mi serve nuoto e durata. C'è nuoto e durata. Ah, c'è la nuoto e durata, ce l'ho sulla cosa. Sì. E la quadrupla d'attacco la metto sulle scarpe. Tanto ce l'ho. So che ce l'ho. Eccola qua. Usiamo un set. Cos'è lo stesso cappello che usava Dodo? Sì, un tempo inizio. Eccolo qua, trasferitore e Kraken. Che era il top. Cos'è che c'ha il triplato con Pop? Granata e Kraken. Ah, sì, giusto. Spero che venga a museo, please. È museo, meglio, sì. Io lo ammetto candidamente. Quasi tutte le mie partite le sto tagliando perché faccio sempre le partite del cacchio e invece le sue quasi sempre al primo colpo vengono bene. Però anche a me sono capitate le partite così, però. Sì, vabbè. Ma tanto. Però poche, insomma. Sì, sì. Sempre sto campeggio di merda. Niente, è venuto enorme. Vediamo se comunque riesco a fare una buona partita. Perché non si sa. Oh, comunque, perché tutti sti 2000? È di là. Cioè, io avrei voluto dei cecchini per poterli flancare, magari. Così è più difficile per me. Però vabbè. Pop. Sì, pop. Proviamoci. Buono. Spam. Quindi posizione. Beacon. Ma
comunque è brutto, tipico che consuma tutto l'inchiostro, sì, cioè. Ti tocca per fermarti proprio. Ecco. Sì, bella. Sì. C'è uno. C'è l'ultimo qua. Di là. Vai, 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 vai. Bella. Ok, bella, ok, bella. Ok, ok. Bella questa. Vai con la strada fatta col tintinnicchio. Metto conto. Va bene. Ti ricordi che col rullo si faceva il trick? Praticamente facevi il super salto dal beacon e poi in aria facevi la kill. Bella, sì, bella. Sì, sì. Beh, ma si fa anche sul 2. Vai, 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 vai. Oh, vabbè, che io ho inviato. Ci sta. Boh. Anche sul 2 fai il salto e bam, cioè. Sì, sì. Sì, sì. Boh, bella. Ma qua infatti i capo si possono fare molto in fretta, un GG qua proprio. Dai. È interessante questo video di Splatoon 1, molto... Sì. È una, è, diciamo, una stranezza dietro l'altra. Comunque una cosa che non abbiamo menzionato è che, a parte che stiamo per perdere il rango, ma che le speciali non sono come sul 2 che quando muori ne perde sempre metà, a meno di non avere cassini, queste cose qua, ma ci sono alcune armi che hanno riduzione alta, alcune medie, alcune basse, alcune perdi il 50%, altre 70%, altre 40% mi pare, o una cosa del genere. Ma è vero, non mi ricordavo neanche io. Okay. Adesso che l'hai detto, sì. Buono l'idrante, sì, però loro non è tanto. Sì. Eccoci. Ed eccoci qui, raga. Niente, alla fine siamo scesi a rango S. Però va bene. Il fatto è che io avevo fatto una live invece dove ero salito da SS+, perché poi è fattibile. Soltanto che ovviamente dopo tanto tempo che non si gioca non siamo più a livello S+, perché dai, qua dai. Essere S+ su Splatoon 1 significa essere forti, non è come sul 2 che sei X, cioè sono tutti X. E quindi appunto possiamo, ognuno può avere dei problemi. Va bene ragazzi, allora abbiamo finito con il drop rango S. Noi penso che magari continueremo a giocare fuori dal video, così magari proviamo a risalire, a farci qualche partita così, divertirci un attimo. Ma il video è già durato tantissimo, vi abbiamo fatto vedere praticamente tutte le armi, tutte le speciali. Sì, è durato tanto. Chiaramente è difficile riprendere il gioco dopo tanto e è molto complicato, è molto competitivo, lag giapponesi, ci sono tanti fattori, lo sappiamo tutti. E ovviamente siamo anche diventati più scarsi nel tempo, però dai, speriamo che comunque, nonostante tutto, il video vi sia piaciuto. E noi allora adesso vi salutiamo. Eccoci qua. Eccoci qua, insomma. Da 8 bit a Cartumaccia. Fabiz, vabbè, Cartumaccia, come vuoi chiamarmi, che al tempo ci chiamavamo PTS Simone, PTS Fabiz, sì, questo era il nome OG. Beh ragazzi, il video finisce qua, appunto spero che vi siate divertiti, e se volete, io un tempo e anche lui abbiamo fatto tanti video di Splatoon 1, quindi... Se avete voglia potete scorrere i nostri canali, lascerò anche il suo in descrizione. E guardatevi tante cose, ci sono ovviamente partite di qualità maggiore perché al tempo eravamo più allenati, più forti. Cioè oddio, più forti magari no, perché abbiamo, cioè ovviamente giocando a Splatoon 2 abbiamo avuto più esperienza. Però forse come tecnica, essendo più allenati, ci abbiamo delle belle partite, soprattutto lui che era molto forte. Sì. E quindi... con la nostra Inkopolis Plaza. Siamo in piazza. Eccoci qui, qua. Vabbè. Andiamo. Anche se non lo vedete, però siamo in piazza, eh. Esatto. Beh, mettimi. Ecco. Facciamo un attimo, vi faccio vedere l'ultima cosa. E proprio come ultimo pezzo andiamo a salutare Stella e Marina. E così. Che ci salutano. Che adesso ci saluteranno. Tra un po'. Quando hanno finito wait, di parlare, come si dice? Wait for it. Wait for it. E... ecco, ciao! Ciao a tutti ragazzi! Dun dun. Sì.